c'è Pasqua senza un bigliettino ad hoc. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video per la card di Pasqua. Anzi, il video per la card di Pasqua. Quest'anno ho scelto per voi una card semplice e di sicuro effetto in due varianti. Una più elaborata e una proprio basic, che è quella che faremo insieme. Questo video è un video che mi vede felicissima perché è un video in collaborazione con la mia amica Giulia di Teddy Factotum. Ciao Giulia, grazie per questa collaborazione. Giulia è una ragazza stupenda che vi invito a conoscere visitando il suo canale e guardando il video corrispondente a questo che vi allego tra le schede informative, e il canale invece lo trovate qui giù nel box informazioni. Vedrete che lei troverete tante idee creative, semplici da realizzare, facili, divertenti, colorate come lei, colorate, è un animo colorato l'animo di Giulia, e io le mando un grande bacio e le auguro una splendida Pasqua. Insieme abbiamo deciso di progettare per voi due card, una la farà lei e una la farò io. La mia avrà come protagonista il cartoncino e le carte varie. Insieme faremo la versione basic, ma vi farò vedere come, avendo delle carte un po' più particolari, potreste svilupparne anche una più elaborata. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere come si fa. Ed ecco l'occorrente per creare la nostra semplicissima card pasquale. Allora, questa è una card veramente easy che potrete fare con il materiale più semplice, semplicemente la carta ed il cartoncino colorato. Cosa ci occorreranno? Un paio di forbici e, se le avete del tutto facoltative, anche un paio di forbici col taglio a zig zag, ma questo veramente è facoltativo. Un pennarello che sia in accordo con il vostro lavoro, una penna o un pennarello nero, una matita, una colling stick, potete usare anche un attaccatutto se ce l'avete, ma la colling stick è perfetta per questo lavoretto, una squadretta, fard e un cotton fioc. Potete usare anche la matita se siete bravi a sfumare con le matite, ma così vi toglierete il pensiero dello sfumare. Un bicchierino di plastica da caffè, tre cartoncini, un cartoncino rosa o il colore che preferite, un cartoncino giallo e un cartoncino bianco. Il cartoncino bianco può essere facilmente sostituito con un cartoncino double face, come ad esempio questo. Ci servirà anche un dotter o un bulino. La cosa che vi servirà sarà la sagoma di un ovetto, che potrete farvi agevolmente o dividendo un cartoncino a metà, disegnando mezzo uovo e ritagliandolo, e deve essere un uovo alto almeno 9 cm, oppure scaricando dalla pagina Facebook di Arte per te nell'album foto. Come album cercate l'album Pasqua di Arte per te. Io spero di ricordarmi di caricarlo, ho davvero seri problemi nel farlo certe volte, in caso sollecitatemi qua sotto tra i commenti. Cominciamo subito intanto a creare la nostra card. Tagliamo una card che sia 21x13 cm, quindi io prendo 13 cm anche nella parte inferiore e congiungo. Su queste due sponde segno anche 7,5 cm da una parte e 7,5 cm dall'altra. Invece deve essere alta, abbiamo detto 21 cm, quindi segno anche 21 cm e ritaglio questo rettangolo 13x21 con evidenziati i 7,5 cm. Adesso, dove sono evidenziati i 7,5 cm, con un dotter traccio una bella linea e piego. Adesso prendiamo la sagoma dell'ovetto, scusate se è rosa su rosa, ma ricalcatela due volte. Prendete sulla sagoma, segnate due misure più o meno uguali, quindi magari agevolatevi come faccio io con della carta millimetrata sotto, e allora faccio, prendo una misura più o meno qui, che sia uguale, e una misura che sia leggermente più bassa di mezzo centimetro. Vedete, ho queste due righe ideali sulla mia sagomina. La linea di sotto andrà con la parte di sopra dell'ovetto, la linea di sopra andrà con la parte di sotto dell'ovetto. Se mi sentite ridere perché ho sbagliato questa cosa da dirvi 25 volte. E allora cosa faccio? Risovrappongo le mie uova, quindi abbiamo detto la linea di sotto va con la parte sovrastante dell'ovetto. Segno i due punti, unisco. Questo non lo taglierò, taglierò solamente questa parte. La linea
di sopra va con la parte sotto dell'ovetto. Quindi segno i due punti, faccio la linea di congiunzione e di questo ritaglierò solamente questa parte. Avanti, cominciamo a ritagliare i pezzi. Ritagliate le nostre ovette, sappiate, i nostri pezzi di ovetto, sappiate che uno dovrà andare nella parte superiore e uno dovrà andare nella parte inferiore del bigliettino, ma quel disavanzo del mezzo centimetro, che uno è in più e l'altro è in meno, dovranno accavallarsi in modo che quando la card rimarrà leggermente socchiusa non si veda subito il bianco sotto, ma che ci sia una sorta di continuità dell'ovetto. Adesso, prima di appiccicare i pezzi, creiamo anche il contenuto del nostro uovo, che sarà un simpaticissimo pulcino. Il nostro pulcino è semplicissimo da fare. Potrei farvi fare la sagoma, però mi piace proprio farvi vedere come lo costruisco. Quindi vi faccio vedere. Prendo un bicchiere di carta e con la base faccio un cerchio. Capovolgo il bicchiere ed a circa un centimetro dal cerchio, vedete, comincio e faccio un altro. E così ho fatto il corpo del mio pulcino. Ovviamente poi questa linea dovrà assolutamente scomparire. Con un bicchierino di carta, sempre uguale, ritagliamo un cerchietto. Non ci serve minimamente che sia preciso e non dobbiamo ritagliarlo nemmeno tutto, perché a noi ce ne serve meno di metà. Questa è la metà, voi spostatevi di mezzo centimetro in là e ritagliatene così una fettina, una sorta di mezzaluna come avevo disegnato qua. Vedete? Questa. Adesso questa sarà la sagoma delle nostre alucce, che noi poggeremo accanto alla facciotta del pulcino e ricalcheremo uno da una parte e una dall'altra. Perfetto, è giunto il momento di ritagliare la sagoma del pulcino. Prima però togliamone un pezzo che è troppo alto, quindi tagliamolo così, zac, mozzo di qua, tanto questa parte starà dentro l'ovetto e non la vedrà nessuno. Sulla testolina del pulcino, invece di tagliare tutto tondo, creiamo un ciuffettino. Ok, quello che avremo alla fine sarà questa sagomina di pulcino costruita semplicemente con un bicchiere di carta. Adesso, prima di appiccicare il tutto sul bigliettino, ci conviene costruire al di fuori la nostra, il nostro pulcinetto con l'ovetto da cui esce. E allora, cosa fare? Prendo la colle stick e sporco la parte finale, che poi vado ad appiccicare su questa centrando ben bene. Prendiamo un micro pezzettino di carta arancione. Io qui ho una carta velluto e taglio una cosa infinitesimale, come un triangolino. Non ve l'ho detto tra i materiali da avere, perché anche con una carta gialla, ripassandola con un pennarello arancione, si può avere lo stesso effetto. Prendiamo una penna e facciamo gli occhietti, uno a destra e uno a sinistra del becco. Così prendo il blush che vi avevo detto, o l'ombretto, e sfumiamo un pochettino di colorito sulle guanciotte, un po' a destra così e un po' a sinistra. Vedete quanto è facile far venire un colore sfumato usando un ombretto e una polvere già, potete usare anche i gessetti, quello che volete. Se volete poi fissate il tutto con un po' di lacca in modo da renderlo perennemente attaccato. Adesso apriamo la nostra card, chiudiamo la nostra card e ricordiamoci che l'ovetto deve stare di mezzo centimetro sopra la chiusura della card per coincidere con l'altro. Quindi, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo semplicemente cospargere di colla tutto il retro del pulcino. Centrate bene l'ovetto, benissimo, e quando siete sicuri della posizione, appiccicate il tutto. Benissimo, ora chiudiamo, prendiamo la restante parte dell'uovo, questa, cospargiamo anch'essa di
colla e incolliamo. Ecco qui, voilà, adesso qui un messaggino di buona Pasqua ci sta tutto. Cartoncino rosa, strisciettina di carta e su scriviamo un bel buona Pasqua. Così, voilà, buona Pasqua a tutti coloro che riceveranno questa card e anche a tutti voi. Vi faccio vedere invece il modellino più composito, questo così con la carta operata e voilà, buona Pasqua. E lui invece è l'altro modello, quello con la carta decorata, l'uovo azzurro ed è fatto tutto in carta velluto, l'interno è fatto tutto in carta velluto. Io vi auguro una stupenda Pasqua e noi ci rivediamo subito dopo le foto, che ho ancora qualcosina da dirvi. Buona Pasqua! Ciao! Persone che amiamo. In pochi secondi, facile facile, intuitivo, potrete costruire il pulcino o singolarmente con le figure geometriche, sovrapponendo i cerchi e i mezzi cerchi delle ali, oppure ritagliandovi direttamente la sagoma del cestino. È facilissimo in tutti e due i modi. Scegliete voi il bigliettino che fa di più per la vostra Pasqua. Io sono curiosissima di andare a vedere il video di Giulia per vedere l'animaletto pasquale che ci avrà proposto lei e soprattutto per vedere la sua proposta di bigliettino. Quindi adesso tutti corriamo da Giulia e io vi aspetto sempre anche su Due Cuori Una Cappa e su Art. Ah! Ma sei deficiente! Spaventata veramente! Perché io sono concentrata quando faccio i video? Dai, va! E io vi aspetto sempre, vi dicevo, su Due Cuori Una Cappa, dove sono con quel pazzo, e su Ombretta, il mio altro canale. Bene, basta parlare, io mando un grande bacio a Giulia, grazie per questa collaborazione, ora passo da te, quindi grazie, e soprattutto mando un grande abbraccio a voi. Vi auguro una splendida, splendida, splendida Pasqua, ricca di sorrisi, ricca di gioia, ricca di sorprese e ricca di affetto. Il mio lo avete sicuro e lo avrete sempre e lo troverete sempre qui anche per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, buona Pasqua e ciao!